1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me. Crescere è cool. Nuova Fiat 500L. Da 14.900 euro con clima ESC. Terribile scoperta questa mattina a Lecce, in Viale Iapigia, all'angolo di Via Benedetto Croce, al Civico 17, dove c'è il negozio di vini Cantine Due Palme. All'esterno dello showroom è stata rinvenuta una bomba artigianale, fortunatamente inesplosa, posizionata lì molto probabilmente nella notte. Sul luogo del ritrovamento sono giunti gli agenti di polizia e i carabinieri di Lecce, la cui sede tra l'altro si trova nelle immediate vicinanze, insieme agli artificieri. Via alle indagini. 19 ordinanze di custodia cautelare, 9 in carcere e 10 ai domiciliari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Brindisi nei confronti di 19 persone, tra cui Albino Prudentino, 61enne di Ostuni, ritenuto elemento di spicco della Sacra Corona Unita, già in carcere per fatti di mafia e traffico di stupefacenti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 19 milioni di euro, tra cui due società che gestiscono videopoker, giochi e scommesse online. L'ordinanza di custodia cautelare e i provvedimenti di sequestro sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Brindisi su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Gli arrestati rispondono a vario titolo dei reati di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Dopo 15 giorni di indagini, gli uomini del Corpo Forestale di Tricase hanno proceduto al sequestro di una zona in agro di Supersano, località Masseria Palazzo. L'ipotesi di reato è la realizzazione di opere permanenti di sbancamento dalle dimensioni di oltre 20 metri di lunghezza e 3 di profondità, realizzate in assenza di alcun titolo su area sottoposta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e geomorfologici, apposti sigilli anche ad un escavatore cingolato presente sul cantiere. Il proprietario del suolo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Ancora poche ore i giallorossi scenderanno in campo nella gara contro il Trapani per giocarsi un pezzo importante di stagione. Un'eventuale vittoria degli uomini di Mister Toma porterebbe il vantaggio sui siciliani a più 5 punti, anche se questi ultimi hanno giocato un turno in meno. L'allenatore salentino ha convocato 21 giocatori, tra loro anche Ferrario e il bomber Foti. Mancheranno invece Scevantone ed Esposito. Ad ogni modo, capitan Giacomazzi e compagni dovrebbero scendere in campo con Benassi tra i pali, difesa composta da Martinez, Diniz, Ferrario e Toni, Memusciai e Giacomazzi in mediana, Chiricò e Falco esterni d'attacco, Bogliacino e Geda al centro del reparto avanzato. Al Via del Mare fischierà Gersini di Genova, calcio d'inizio alle 20.45. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.